Ed eccoci, buonasera a tutti, buonasera Valentina, eccoci in una Buonasera. nuova puntata di Antonio Monizzi racconta, e siamo insomma alla fine di questa stagione, perché fra un paio di settimane Valentina insomma, ci fermiamo per canoniche periodo estivo. Diciamo benvenuti a questa puntata di Antonio Monizzi racconta. Stasera un ospite di cui sono particolarmente contento e sono curiosissimo, Valentina De Risi, che come da abitudine di questo programma, ti ho avvisato prima, Valentina, questa nostra una chiacchierata, come dico sempre, un po' senza rete, senza un grande canovaccio, l'idea è proprio quella di scoprire di volta in volta la persona che invito a raccontarsi, e a raccontarci la sua storia d'impresa, perché appunto Valentina ce lo racconterà fra poco, una persona che ha fatto delle cose interessanti, stimolanti, verrebbe dire suggestive per certi aspetti. Quindi, come da regola, Valentina, chi è Valentina? Lo so che mi hai avvertito, ma non ho fatto in tempo a pensarci, quindi Valentina è una ragazza ormai adulta che ha dedicato quasi tutta la sua vita al calcio, parallelamente ha vissuto gli affetti, gli studi, vive adesso il lavoro e il calcio, anche in questo caso in simbiosi, e forse ancora non ho deciso cosa farò da grande. Wow, fantastico. Senti, allora, intanto, come dire, mi pare di capire che l'elemento cuore del tuo racconto è il calcio, no? Che insomma, non ci giriamo attorno. È stereotipamente, dal punto di vista, diciamo, stereotipo, la cosa che fanno i maschietti, no? Mentre le ragazze giocano con le bambole, no? È una di quelle cose che a me fa personalmente incazzare tantissimo. E ti dico molto banalmente, perché peraltro ero uno di quei bambini che amava giocare con le bambole, per cui non so bene perché bisognasse avere questa dicotomia di ruoli, insomma, nel senso che è stereotipo. Diciamo che dal punto di vista culturale questo paese, che è bellissimo per tante cose, deve sicuramente crescere. Quindi tu hai cominciato a conoscere il calcio, a innamorarti del calcio, come dire, in tempi assolutamente non sospetti, no? Cioè, quando probabilmente l'idea di una bambina giocasse a calcio, mi viene in mente un parallelo, no? Cioè, ogni tanto mi viene da pensare, no? Ti faccio questo ragionamento. Tu sai sicuramente chi è Samantha Cristoforetti, che fa l'astronauta, no? Mi è venuto in mente, qualche volta lo condivido con te, sono curioso di avere il tuo punto di vista, questo dialogo immaginario, no? Questa bambina che un giorno guardando le stelle diceva: papà, mamma, sogno di fare l'astronauta, no? E probabilmente qualcuno le avrà detto, non credo i suoi genitori, ma qualcuno le avrà detto: ma tu sei una bambina, e bambine, queste cose non le fanno, cioè, mica figurati, cioè, non ci vanno i maschietti, pensa tu, no? E invece, insomma, la realtà è un'altra, no? Mi racconti com'è nata la tua passione per il calcio? Cioè, intanto come l'hai scoperto? Ma una Samantha con Cristoforetti, ovviamente un paragone improponibile, però è successo più o meno la stessa cosa. Io giocavo con mio fratello da piccola nel corridoio di casa, giù al cortile, e quindi da lì poi cercavo insistentemente squadre, non era facile trovarle in zona. E fortunatamente i miei genitori mi hanno sempre assecondato, però forse erano gli unici, soprattutto perché io abito ancora oggi in un paesino, diciamo, della provincia di Salerno, quindi dove a fatica veniva vista la ragazzina che giocava a calcio, quindi non è stato facile né per me né per i miei genitori assecondare questa mia passione, ma poi quando a 11 anni finalmente ho trovato una squadra, mio padre mi accompagnava a tutti gli allenamenti, alle partite, quindi ho avuto, diciamo, una famiglia che mi ha appoggiato e mi appoggia ancora oggi. Totalmente, però come dici tu, culturalmente c'è ancora tanta strada da fare. Sicuramente rispetto a quando ero piccola le cose sono cambiate negli ultimi 2 o 3 anni, non è che è cambiato molto. Nel mio paese sono cambiate perché diciamo che ho un po' imposto il calcio femminile, perché da testarda quale sono, non mi sono arresa e ho creato una squadra proprio qui a Sant'Egidio, e quindi li ho fatti abituare all'idea della donna calciatrice, però c'è ancora
molta strada da fare, soprattutto qui a Sud Italia. C'è ancora lavoro da fare, indubbiamente. Ma quindi possiamo dire, Valentina, che è, come posso dire, questo percorso, no, che tu hai cominciato, che sicuramente deriva da una passione, no? Pure passione, ti piaceva, voglio dire, no? Io credo molto in un modello, lo condivido spesso in queste chiacchierate che faccio, che è un modello giapponese, si chiama Ikigai, no? Che è la ragione per cui io mi sveglio ogni mattina, tradotto in maniera molto letterale, che dice che sostanzialmente per raggiungere un equilibrio, un benestare, mettiamola così, devi conciliare degli elementi, no? E questi elementi, io pensando a te, pensando al tuo percorso, mi vengono in mente tutti. E gli elementi sono il talento, quindi essere portati per, cioè essere bravi, perché penso che questo abbia un suo rilievo, voglio dire. Uno può anche dire, io per esempio, dire, come tutti i ragazzini, ho giocato a calcio, però voglio dire, ero una vera chiave, ero una ciofeca vera e propria. Mi piaceva, ho continuato per un po', ma non avevo il talento necessario, ok? Poi, per carità, probabilmente non avevo neanche la vocazione, l'avevo per altre cose, eccetera. E quindi il secondo elemento è vocazione, cioè quanto mi batte il cuore nel fare quella cosa, no? Quindi, da una parte, quanto sono bravo. Dall'altra parte, quanto mi fa stare bene. E però questo è bellissimo, in un modello meraviglioso, sarebbe fantastico pensare che queste due cose bastino. Già, non è, già è tanta roba. In realtà c'è bisogno anche dell'opportunità, cioè di avere in qualche modo l'occasione che ti permetta, no, di farlo tutto questo. Tu mi stai dicendo, quando io ho cominciato, insomma, voglio dire, tra l'altro in Campania, terra meravigliosa di cui sono profondamente innamorato, ma diciamocelo, anche culturalmente, soprattutto per esempio in relazione a questo aspetto, certo non un posto d'avanguardia, ecco, voglio dire, non il luogo dell'emancipazione, quindi probabilmente la tua capa tosta, insomma, ha fatto tanto in questo percorso. Per cui ti dicevo, quando hai capito, voglio dire, insomma, che poteva diventare davvero qualcosa di più? In verità ti sorprenderai a sentirmi dire che non l'ho ancora capito. Io affronto il calcio esattamente come all'inizio, è una questione di cuore, come dici tu. Lo sento anche se adesso diciamo che è quasi diventato un lavoro per l'impegno che richiede, però sicuramente il motivo principale è che mi fa ancora battere il cuore. Proprio questo fine settimana abbiamo fatto una partita con la Juniores, io ero tifosa in questo caso, e mi rendo conto, mi sono resa conto ancora una volta che spesso penso che è arrivato il momento di appendere il fischietto al chiodo, visto che le scarpette le ho prese già tempo fa. Però fin quando il cuore batte ancora per questo sport, si va avanti. Sicuramente non è facile, no? Il talento forse è stato di meno rispetto alla passione, mi sono impegnata sicuramente, ma non basta né il talento né la passione, ci vuole tanto lavoro. Io lo dico sempre alle mie calciatrici, ci vuole sacrificio, ci vuole passione, ma ci vuole tantissimo lavoro, altrimenti non si arriva da nessuna parte. Quindi tu mi stai dicendo sostanzialmente che la vocazione batte il talento, ho capito bene? Cioè, quindi la voglia supera anche i limiti del talento. A me Sì, mi è venuto in mente il un talento calciatore, ti... cioè Marco Benedetti, che scrive: Scusami. amore, passione e tanto allenamento spinge a raggiungere i risultati e gli obiettivi. E io condivido assolutamente al 100%. Marco, tra l'altro, lo saluto, è un caro amico, so che mi segue, sono felice che ci sia stasera. E invece Giulia ti dice: grande mister. E ti dicevo, quindi voglio dire, quello che tu stai dicendo, e mi piace tantissimo, lo voglio proprio sottolineare, è che se la vocazione, no, quindi è proprio tanta, insomma, in qualche modo riesce a compensare anche magari con qualche mancanza di talento, no? Quello che qualcuno chiama il talento svogliato, no? Non so se rendo idea. Sì, no, sono d'accordo. Il talento certo ti aiuta, credo che sia una dote innata, il talento ce l'hai o non ce l'hai, però tutto il resto lo puoi costruire. Quindi io ho conosciuto calciatrici che hanno, anche senza un vero talento, sono riuscite ad arrivare in alto con tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio. Quindi io credo il mio... Quello che mi spinge è quello che dico alle calciatrici, che il lavoro ti può far superare qualsiasi limite. Quindi chi non ha il talento, però si può sempre costruire
qualcosa di importante. E questo mi sembra un messaggio francamente molto 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 bello. Guarda, adesso ripeto, mentre tu raccontavi questi due, no, questi due elementi, a me mi vengono in mente, non sono un esperto di calcio femminile, quindi non mi vengono in mente due esempi femminili, mi è sempre piaciuto nel mio mestiere, che voglio ricordarlo, quello del coach, del formatore, dell'animatore d'impresa, e ho spesso usato il calcio come metafora per raccontare le dinamiche dell'organizzazione, della vita, e quindi mi venivano in mente mentre tu facevi questi due esempi. Ti faccio te, non so se quanto tu possa essere d'accordo, ma mi viene in mente così, che ne so, se parlo di un calciatore talentuoso che però non ha fatto seguire al talento l'impegno necessario, e mi viene in mente Balotelli. Se penso invece, come Cassano. posso dire, a Cassano, sì, ma tanti ce ne sono, voglio dire. Se penso invece, faccio un esempio, a un calciatore che magari non era così talentuoso all'inizio, ma che ci ha messo tutta l'anima del mondo, era Ringhio Gattuso, Pensavamo lo stesso. pensavamo lo stesso, che peraltro mi diverte, sono curioso di avere il tuo parere su questo. L'ho letto un'intervista tanti anni fa in cui diceva. C'era qualche commentatore sportivo che diceva che Gattuso ci aveva messo talmente tanto impegno che poi alla fine aveva pure tirato fuori il talento, a dire la verità, cioè nel senso che era diventato anche bravo, oltre che impegnarsi, insomma, solamente di testa. Quindi, come dire, veramente, questo è un messaggio importante, mi piace sottolinearlo. L'impegno, è fondamentale. Gabriele scrive: incontrare bravi educatori sportivi è una mera fortuna per i ragazzi. Quindi transitiamo a questo aspetto del tuo mestiere. Il tuo lavoro oggi è quello di aiutare, no? Voglio dire, le calciatrici, ma in realtà non solo questo, credo di capire, perché se ho capito, tu oggi hai anche un ruolo, come dire, di leadership, di guida in sensi un po' più ampio, non soltanto all'interno del tuo club, giusto? Sì, penso tu ti riferisca al mio ruolo di rappresentante del calcio femminile per quanto riguarda gli allenatori, Sì. l'associazione allenature. Sì, no, io e l'altra ragazza che ha scritto prima è Giulia Olivieri, che diciamo è la mia collaboratrice più stretta, ma siamo alla pari, quindi mi dispiace anche definirla collaboratrice perché tra di noi non c'è distinzione di ruoli. Abbiamo creato questa scuola calcio Sant'Egidio su determinati valori. Certo, poi abbiamo cercato a tutti i costi di raggiungere anche le vittorie, ma per noi sono sempre arrivate tramite determinati valori. Quindi rifaccio a quello che diceva, trovare educatori attualmente è difficile, però credo che per gli allenatori sia la missione principale, quella di essere innanzitutto degli educatori, perché poi i risultati sportivi sono importanti, ma i valori che tu riesci a trasmettere alle calciatrici o ai calciatori in generale, agli atleti, sono quello che poi ti danno le vittorie più importanti. Quindi spero di essere stato un buon esempio, una buona guida per tutte le calciatrici che in questi anni abbiamo allenato, abbiamo a volte dico cresciuto, non solo calcisticamente, ma anche per i valori che cerchiamo di trasmettere. Ma guarda, io se posso darti un feedback da questo punto di vista, ovviamente ho studiato un po', no, per chiacchierare con te oggi, stasera, e devo dire che quello che vedo, l'impressione che mi faccio attraverso l'osservazione dei tuoi profili social, delle persone che ti scrivono, è che sei circondata da molta simpatia e da sentimenti, insomma, di grande affetto. Insomma, questa è stata l'impressione che ho avuto. E sia nell'alto che nel basso, cioè nel senso che vedo, mi dà proprio l'impressione che tu sia una persona che ha questa straordinaria capacità relazionale, sia con le tue allieve, quindi con la tua squadra, con il tuo team, ma anche tra virgolette con colleghi e con persone. Quindi ho avuto questa impressione osservando, guardando, è stato anche interessante. E questo è uno dei motivi per cui davvero mi fa piacere poter carpire appunto qualche, non dico segreti perché per carità non parliamo di segreti, ma quali sono stati i pensieri che ti hanno animato lungo il percorso, no? Cioè, cosa ti ha guidato? Io immagino che non sarà stato un percorso senza ostacoli, no? Cioè, voglio dire, ne avrei dovuti superare tanti, ripeto, prima la calciatrice, peraltro so che la tua carriera di calciatrice si è interrotta perché credo tu abbia avuto insomma, dei limiti
fisici che sono abbastanza tipici per chi fa uno sport comunque di contatto come il calcio. Per cui, insomma, però domanda, ecco, questa è la domanda, ma se non si fosse interrotta la carriera, avresti comunque fatto l'allenatrice? Sì, perché la facevo già mentre giocavo, ero Ok. allenatrice calciatrice, quindi diciamo che sicuramente però interrompendo la carriera di calciatrice mi sono dedicato completamente al ruolo di allenatrice e questo forse mi ha aiutato perché non era facile coordinare, coniugare le due cose. Io ho smesso molto giovane, a 28 anni, e già avevo, diciamo, preso un anno di tempo prima perché per un altro infortunio, quindi certo, questo mi è dispiaciuto molto, sono stata veramente male all'epoca, non ero pronta a questo passaggio, però il fatto che io facessi già l'allenatrice e quindi poter restare nell'ambiente mi ha sicuramente aiutato. Per quanto riguarda le difficoltà, sono state tante, sinceramente adesso forse neanche le ricordo più perché io sono una persona molto impulsiva e agisco senza pensarci molto. Quindi la mia vita è sempre andata avanti così, sia calcistica che non calcistica. Vado avanti, non so nemmeno come sono arrivata a questo. Se me lo chiedi non ti saprei rispondere. So, quando mi guardo indietro so che comunque è stato faticoso e ho raggiunto tanti traguardi che però nemmeno mi ero prefissa, quindi non so nemmeno davvero come sono arrivata a tanto. Mi sento però sicuramente felice di quello che ho fatto e delle persone che ho conosciuto durante il percorso che sicuramente hanno fatto in modo che io arrivassi dove sono adesso, perché da sola sicuramente non ce l'avrei fatta, quindi per il Quindi momento mi anche il ruolo dell'allenatrice è tutto sommato risultato di un lavoro di squadra, possiamo dire così. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Si dice che quando si vince è merito dei calciatori, quando si perde è colpa dell'allenatore. Il mio maestro Olivieri dice sempre che l'allenatore è un uomo solo. In alcuni casi lo è sicuramente così, e questo è un percorso che ho dovuto fare. Però io difficilmente mi sono sentita veramente da sola, perché a parte Giulia. Credo che la squadra io la definisco una famiglia e quindi io mi sento parte integrante di questa famiglia con le responsabilità del capo famiglia, quindi che a volte può essere non capito o può sentirsi solo, però la famiglia resta famiglia e quindi io non sono mai stata veramente sola. Senti, io ho letto quindi e mi ha anche colpito questa cosa e mi piacerebbe che tu ce la raccontassi, che tu hai scelto in maniera molto chiara, molto netta e credo che tu abbia dichiarato anche in varie occasioni che il tuo mestiere di allenatrice, pur essendo come dire, nella possibilità di fare anche l'allenatrice. Così come ha fatto la Morace, insomma, voglio dire, nel calcio maschile, no? Tu hai fatto una scelta di campo molto chiara. Tu sei un'allenatrice di calcio femminile, no? Voglio dire, come mai una scelta così netta? E cosa ti spinge a voler fare questo tipo di scelta di campo? E poi dopo un'altra domanda, sempre relativa a questo aspetto, quindi mi lascio rispondere a questa. No, diciamo che non è una scelta, ma piuttosto un percorso di vita. Io sono stata calciatrice in un mondo di donne, sono allenatrice di una squadra femminile, quindi è vero che parliamo dello stesso sport, però ci sono delle peculiarità e quindi io credo che non credo tatticamente o tecnicamente in grado di gestire, ma proprio nella gestione dello spogliatoio che credo sia totalmente diversa. Ovviamente ammiro le colleghe che hanno allenato anche nel calcio maschile, sicuramente è un arricchimento per loro, quindi io però mi sono arricchita in questo senso allenando al centro federale dove ci sono sia ragazzi che ragazze, quindi un primo percorso di avvicinamento al mondo del calcio maschile c'è stato. I miei colleghi sono quasi Ok. tutti uomini, quindi però penso di restare comunque nel mondo del calcio maschile. Senti, è un'altra curiosità che ho proprio veramente curiosità pura. Tu hai cominciato, no? Io ribadisco da calciatore pessimo, ma quale sono stato, però tendenzialmente, peraltro
ti dico anche, mi sono appassionato al calcio molto tardi in realtà, proprio perché all'inizio in realtà avevo altre passioni. Ti faccio una confessione, mi sono appassionato al calcio, i miei amici lo sanno, sono interista, quindi ognuno ha le sue spighe, e papà quando ero piccolo mi ha regalato un libro, si chiama Manuale per di sopravvivenza per interisti, per cui insomma puoi capire che infanzia è complessa, e mi sono innamorato del calcio da quasi adolescente, perché vedevo una partita di Coppa, non mi ricordo quale, una delle tante peraltro, di Real Madrid-Inter, in cui l'Inter si impegnava un sacco ma non la faceva mai, cioè Real Madrid comunque vinceva. Io sono convinto che in qualche modo il calcio è tanto uno sport molto particolare, e lo dico brutalmente, per quanto adori anche altri sport, ma il calcio è lo sport più bello del mondo, su questo non ho grossi dubbi. Perché è lo sport di tutti, no? Cioè, voglio dire, lo stesso Pasolini diceva il calcio è quella roba in cui anche se tu sei Maradona, quindi basso e eccetera, puoi diventare il più grande di tutti. Nessun altro sport te lo consente, perché se fai pallacanestro o hai, come dire, la normodotazione del cestista, oppure tutto sommato puoi diventare bravo, ma cioè, ci sarà uno Stockton, certo. Non lo so, per chi è appassionato di basket, ma sono tre o quattro nella storia, voglio dire, insomma, nel calcio veramente diventano fantastici giocatori fisicamente molto diversi, quindi io trovo uno sport meraviglioso. Credo però che sia uno sport meraviglioso anche perché, tutto sommato, se cresci, no? Anche io credo tutti i calciatori, o comunque immagino anche te, comunque con dei modelli di riferimento, no? Cioè ti immagini quel campione, no? quel performer, mettiamola così. E allora mi chiedo, oggi sono convinto che ci sono tante calciatrici che possono diventare un punto di riferimento per le nuove calciatrici, no? Ma quando tu hai cominciato, cioè tanto tempo fa, adesso non diciamo, non tiriamo un po' i numeri, non è poco carino, tanti anni fa, e chi erano i tuoi riferimenti? Cioè, a chi ti ispiravi? Chi ti faceva battere il cuore? Sono contenta di questa chiacchierata più che intervista, perché sono domande veramente giuste che di solito non mi pongono. Io ne parlo spesso, anche io insegno ai corsi allenatore, sono docente dei corsi allenatore, e quindi spesso parliamo della mancanza di modelli di riferimento femminili per le calciatrici. Io mi ispiravo, amavo Roberto Baggio, ma ovviamente ero ben consapevole di non poter mai essere Roberto Baggio, ma non solo calcisticamente, anche per tutto quello che ne consegue, la fama, la ricchezza anche, perché no. Adesso fortunatamente una delle differenze principali delle giovani calciatrici adesso è di poter avere modelli di riferimento femminili, e quindi di calciatrici, e quindi ispirarsi a qualcosa di concreto, qualcosa a cui poter riferirsi e poter diventare. Quindi una calciatrice, una ragazzina che adesso inizia, sa che può diventare la Cristiana Girelli di turno, quindi arrivare alla Juve, arrivare alla nazionale, partecipare agli europei, e quindi questo sicuramente è uno stimolo in più per tutte le ragazzine che adesso giocano nei settori giovanili. Quello che un po' è mancato a tutta la mia generazione, non solo le difficoltà esterne, quindi quello che dovevamo subire dall'ambiente che ci circondava, ma anche il fatto che tutte quante noi sapevamo che, pur essendo la migliore calciatrice del mondo, ovviamente non mi riferisco a me, eri sempre lì relegata magari qui a giocare nella tua squadra di provincia, e non c'erano tante altre aspettative. Quindi sì, io mi ispiravo a Roberto Baggio. Un giocatore dalla classe infinita, questo senza dubbio, voglio dire, e appunto anche decisamente un ispiratore, e peraltro una bella persona, oltre un signor calciatore, voglio dire, insomma, sicuramente anche sul piano umano, e d'altronde ancora oggi è un punto di riferimento, non per caso. Quindi, insomma, peraltro, insomma, questo ci dice tanto anche della Valentina persona. Che fa Valentina quando non gioca a calcio? Resta poco tempo, ne resta poco, perché anche se non gioco faccio tante altre attività sempre collegate a calcio, però lavoro, avrei anche un lavoro importante che occupa il resto del mio tempo, e quello che, pochissimo tempo davvero che resta, lo dedico agli affetti, però gli affetti si lamentano che il tempo è troppo poco, cercherò
di migliorare nella prossima già stagione sportiva, cercando di diciamo, fare a meno di alcuni impegni che ho portato avanti finora. Bisogna poi scegliere ad un certo punto. Senti, invece calcisticamente qual è la tua prossima sfida? Cioè, tu cosa ti stai impegnando? Qual è la tua ambizione adesso? Questa è una domanda che hai fatto a fine giugno. È difficile, no? Credo di rimanere nella società in cui sono stata quest'anno e provare a fare meglio del settimo posto che abbiamo conquistato. Tra l'altro, credo che sia stato un risultato veramente eccezionale per il campionato che abbiamo fatto, per il gruppo che avevamo. Le ragazze sono andate oltre i loro limiti, quindi sono davvero orgogliosa del risultato. Ovviamente la speranza è quella di fare sempre meglio. Non ho attualmente altri obiettivi personali perché gli impegni sono davvero molti, e se non quelli di cercare di fare a meglio quello che sto facendo, quindi cercare di portare veramente avanti sia gli impegni con l'associazione che i corsi allenatori, senza, riuscendo ad essere, a rimanere ad alti livelli senza avere defiance. Infatti io immagino che questo sia una parte significativa, no, del tuo impegno, al di là della tua squadra, del tuo team, della tua, diciamo, attività come dire, sul campo, e io ho visto e seguo, e penso che sia molto impegnativo e molto bello, anche molto sfidante, no, questo lavoro che tu fai, tra virgolette, per il movimento, non soltanto per la tua squadra, insomma, quindi anche appunto con l'Associazione Italiana allenatori di calcio. È una bella avanguardia, no? Quella che porti avanti. Quali sono le cose su cui state lavorando oggi? Cioè, Sì, i io cantieri che sono in avete. sono in carica da un anno e mezzo circa. Ho preso, diciamo, sostituito, ho preso il posto di Milena Bertolini, l'attuale CT, quindi farti capire l'onere che ho ereditato, oltre che l'onore, ovviamente. In questo anno ho lavorato insieme a tutte le colleghe d'Italia, veramente molto. Diciamo che questo ruolo esisteva già, ma era un po' in sordina. Noi abbiamo iniziato a fare visite a tutti gli staff delle squadre di Serie A femminili, oltre che a fare incontri regionali. Abbiamo organizzato eventi prima delle partite della nazionale. Quindi c'è tanto lavoro che abbiamo fatto e tante altre cose da fare, perché cambiare la mentalità non è facile. Anche all'interno dell'associazione c'è una grandissima apertura. Olivieri è stato il primo veramente a dare forza al calcio femminile, al movimento delle donne, anche istituendo queste figure, diciamo, istituzionali. Però diciamo che c'è tanto lavoro ancora, secondo me, da fare per sensibilizzare ancora di più sul fatto che le donne sono in determinati ruoli perché hanno delle competenze, hanno delle conoscenze, e non perché ci arrivano semplicemente perché è la moda del momento. Quindi bisogna dare credibilità a quello che siamo, e penso che lo stiamo facendo abbastanza bene, ma bisogna continuare a farlo. Ecco, io questa cosa che hai appena detto la voglio sottoscrivere, cioè trovo che siano parole da mettere in evidenza, mi piacciono molto e mi permetto di, insomma, di dirti che, insomma, voglio dire, la penso esattamente allo stesso modo. Senti, le nostre chiacchier la mia chiacchierata, insomma, Antonio Moniz racconta, è un format che dura 30 minuti, stiamo arrivando alla fine della nostra chiacchierata. A me piacerebbe, come dire, lasciarci con come un suggerimento, no? Una cosa, voglio dire, immagina di ritrovarti per un attimo di fronte alla te che ha cominciato, no? Quando sta cominciando il suo percorso, con l'esperienza di oggi, una di quelle cose che non ha nessun senso, però voglio dire, è bello pensarci e probabilmente può essere una cosa interessante per chi magari oggi sta, no? Sta un po' nella condizione di quella te di tanto tempo fa che giocava nel corridoio con suo fratello, e cioè, che cosa gli diresti? Due cose. La prima è che rispecchia il mio modo di essere, penso, abbastanza umile e dire: fermati, cosa stai facendo? La seconda, che è più realistica, è che sarà difficile, ma ne varrà la pena. Che bello, sarà difficile, ma ne varrà la pena. Io questa cosa me la porto a casa, me la conservo e
Valentina, ti ringrazio, è stata una bellissima Grazie a chiacchierata. te. Grazie So davvero, che sei molto incasinata e quindi doppio ringraziamento per aver trovato questo tempo per noi. Grazie davvero. Voglio Grazie, grazie soltanto a dirti, te. lo dico a te chi ci ascolta, la settimana prossima, ultima settimana del mese di giugno, e faremo una puntata sul cinema, come è d'abitudine nel mio programma. Non so ancora di che film parleremo, ma con il mio compagno di viaggio dell'ultimo martedì del mese parleremo di cinema. Come sempre dico a tutti che questa chiacchierata la ritroverete nel mio profilo e nel gruppo Antonio Mezzi Racconta, ma sarà anche sul canale YouTube. Poi Valentina ti manderò il link per poterla condividere o comunque averne una memoria. Davvero ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata e grazie a tutti Grazie, quelli che ci grazie mille a hanno te. seguito. Grazie, buonasera a tutti.